Belli miei, bentornati sul canale, sempre al vostro capo. Oggi è giornata di spot. Come sapete già dal principio, oggi è uscito il GOAT, raga. È uscito Beta, Ray, Bill. L'ennesima carta di Forza 5 di queste spot di gennaio, anche l'ultima. Che già dall'effetto che mescola lo Stormbreaker nel mazzo, giustamente dici tu, Cap, ma è uguale a Thor? Sì e no, perché è simile l'effetto che gli mette lo Stormbreaker, però invece di mettere quel più 6 di forza, la raddoppia. Dici a 6 di forza, quindi è ugualmente un più 6, ma questi sono dettagli, metti con forza quello che può fare. Ora, io per il momento non ce l'ho, però ho giusto una chiavetta che vorrei spendere su questa spot, anche perché c'è anche questa bellissima variant di Galactus a fumetto, ragazzi, che io la voglio assolutissimamente, e non voglio la variante di Elsa, no? Anche 1000 token mi starebbero bene. Allora, apriamo, intanto sorseggio un po' di camomilla. Vabbè, 1000 token. Cioè, intanto, penso che è stata la tazza a portarmi sfortuna. Guarda che belli orsetti che ho qui. Belli. Allora, fammi vedere i token. 2000. Azz. Che guarda qua, tutte e due le carte che mi mancano. Guardale come mi guardano, che non le posso prendere. Che tra l'altro hanno messo anche un bell'album nuovo con tutte queste belle variant, che tra l'altro la maggior parte sono tutte da 1200. Dov'è il coso? Eccolo qui, il vaso di Pandora in evidenza, che come potete vedere già 1000 token ce li dà a 6 variant disponibili che noi avremo all'interno della nostra collezione. Ci sblocchiamo questi 1000 token. Questa variant di Shulk, bella, abbastanza figa, my girl. And le motte, che a me queste motte mi intrigano particolarmente. Ancora non ho comprato neanche un album, raga. Forse soltanto quelli di Nip, che le adoro queste variant, quindi me le sto shoppando piano piano. Ora, mazzettino di oggi, perché dove cazzo sta andando? Frate, torna qui. Eccolo qui. Oggi immaginavo che non mi avrebbe dato il Beta Ray Bill alias il GOAT. Quindi, per questo motivo, ho detto, ma sai che c'è? Ma proviamo il Destroyer, anche perché post-Oda un bel più uno se l'è preso, quindi adesso è una 6-16, e lo usiamo in un mazzo che a noi piace tutti giocare, ovvero al Destroyer. Infatti avremo sicuramente la sinergia delle due carte che rendono più che altro gloria al Destroyer, ovvero Shuri e Nimrod in combo. Facciamo Destroyer all'ultimo, facciamo un boato di punti. In più abbiamo la Magic per permetterci quel turno 7 in più per poter fare anche, non lo so, tipo un Arninzola, un Venom Arninzola. Vediamo. Andiamo subito a provarlo, va. E poi, raga, voi scherzate, ma sta camomillina è peggio di una J, nel senso. Mi discosto da quello che sto dicendo. Cioè, sono già tutto rincoglionito. Nebula. La mangio questa Nebula, frate. Devo giocare subito Killmonger prima di coso. Come si chiama? Di Cagliera, I'm sorry. Allora, che fa questa? Bello! Bello così! Beh, ma non ha senso che io... Sì, vero? Non ha senso che io la giochi qui su Kamar-Tash. Mi vuoi male. Mi vuoi male, frate. Ora, se tu mi dai X23, io ti posso fare le magie. Vabbè, frate, leggo calcio, non c'è niente da fare. Carnage X23. Adesso, sai che ti predico anche? Ti predicto che X23 cade di nuovo su Kamar-Tash, così si riattiva e si retriggera Carnage. Ma come Wasben? Ah, già è vero, c'era anche nemico minoro. Dove vai? Ehi! Carnage inutile, bella, prima gaffa. Insomma, ora sarebbe cosa buona e giusta, visto che non abbiamo prio, fare Killmonger, giusto? Killmonger, fare... Ehi, fare Deadpool. Fare Deadpool Killmonger. Retriggerare due volte l'X23. Bello così. Ma perché non gli ho snappato a sto ragazzo? Io ancora non lo so. Guarda là, che piacere. Dov'è Destroyer? Dov'è... Ah, frate, mi sono accorto ora che stiamo giocando il... Il Destroyer normale e lui snappa. Posso pensare di fare una roba del genere? Nel senso? È malvagio dire questo? Sì. Garnizzola da prendere, sai. Cos'è
sei coso, Shang-Chi. Oh. Vabbè, nel senso, turno decisivo, sì, io posso fare Knull. Ma io devo fare Venom. Devo fare Venom, così che lui, anche se mi mette due tigri, insomma, lui mi gioca coso. Come si chiama? Mi gioco Odino. E Odino è un disastro. Odino è un disastro per il semplice fatto che io lo devo fare per forza qui. 8 per 4 fa 32. Io dovrei vincere, frate. Senza Ninzola. Ok. Ok. Sì. Sì. Chilling. Vedete quando la matematica non è un'opinione, raga. Ora, possiamo giocare col mazzo giusto e non con... Esatto, dovrebbe essere questo, giusto? Perché cazzo metto sti nomi strambi? Non lo so. Già, abbiamo sprecato una partita così. Va bene, nel chilling. Sono otto cubettini che fanno sempre brodo. Bello. Lo sapete che io ancora non ho una variante di Quinjet? Lo sapete? Sì, ma me ne mancano ancora, tipo, molte di carte basi, come per esempio Deadlock, come per esempio Shuri. Che giochiamo qui? La giochiamo? Insomma, non sarebbe male, visto che ci abbiamo solamente come carta di drop 1. Non ci abbiamo Deadpool, non ci abbiamo X23. Non sarebbe male fare così. Fare Nico qui. Dici Nebula. E non abbiamo Killmonger. E non abbiamo Killmonger. Bello Vormir. Molto bello Vormir, sai. Gioco Carnage. Che me metti là? No, frate, disastro. Disastro. Ora, io... Perché si è buggato, frate? Guarda come si è buggata. Io farei Magic sulla volta, sapete? Io farei Magic sulla volta. Per poi fare che cosa? Io Nimrod me lo voglio lasciare per il Vormir, comunque. Metti che adesso da Shuri, no? Lo potrei fare anche sull'abbazia. Ma ormai giocherà a lui, per pescare. Sì, 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 sicuro. Non è un problema questo, ok? Non è un problema questo. Visto che abbiamo Carnage e Deadlock, non è un problema questo. Il problema è Nimrod. Il problema è Nimrod. E guarda, c'avevo anche Arninzola, ero pronto a fargli Venom e fare cose disastrose. Giochiamo il Piggy qui. Almeno mi pesco la carta, no? Destroyer. Cercare di cluggare me. E ci riesce, tra l'altro. Il semplice fatto che io, se non faccio Nimrod qui, che faccio? Faccio nulla. E lui lì vince. No, non vince, perché noi abbiamo il Destroyer. Il problema del Destroyer è che se io faccio Nimrod qui e mi va così e così. Aspetta, però. Capiamo. Capiamo un attimo una cosa, frate. Capiamo un attimo una cosa. Perché adesso lui mi farà Nihilus, giusto? Mi farà Nihilus, mi farà il Void sulla mia location. Esatto. Tanto facciamo così. Grazie. Ora. Ora. Già che io faccio Destroyer. Facciamolo qui, dai. Facciamolo qui. Volevi. Volevi, pazzo. Volevi, tu e il tuo Liot. Aspetta un attimo che sto caricando. Aspetta che sto carburando un qualcosa di magico. Aspetta, frate, aspetta. Aspetta un attimo. Potrei anche fare una roba del genere. Che comunque non sarebbe male. Ma chi mi dice che questa play... Aspetta. Questa play non è migliore. Chi me lo dice? Ah ah! Destroyer subito utile! Hai visto? Subito ho dato il cazzo a un junk.
che secondo me, cioè, è quello che mi dà più seccatura, il junk da affrontare. Ogni volta riesce sempre a mettermi in quel posto. Ora, abbiamo Wolverine di turno 2. Cerchiamo in questo turno di farcelo durare sto Venom. Ok, vabbè, non è un problema questo per il nostro Nimrod. Vorrei fare la combo con Shuri, comunque. È molto forte, cioè considerate che prima abbiamo fatto un botto di punti con solamente Nimrod a 6. Con Shuri diventa una 5-12 e può fare veramente disastri. Nexus. Ok. Vabbè, frate, io teoricamente io intanto comincerei a distruggere qualcosa, tu che dici? Però c'è prio lui, metti che mi mette armor lì. Gino, Iron Lad. Ci sta. Risparmio carte io. Magic non la gioco a sto punto. Ora, dove mi va Wolverine? Per capire. Ci sta. Ci sta. Adesso, vedi che non mi dà Shuri. Quel quarto turno è suo, frate. Il quarto turno è di Shuri. E non me lo dà in nessuna ragione. Adesso si può fare una bella cosa. Nel senso, se io faccio... Schippo. Se io schippo... Gioco Nimrod su sul club infernale, magari. O gioco Destroyer il turno 6. Abbiamo un bel turno 7, no? Volendo, si potrebbe pensare di fare sì, tipo Nimrod qui, Destroyer, così che i Nimrod vanno su Morag e su Club Infernale e poi fare Arninzola che trigger un'altra volta tutto. Questa è una bella play, però. Bisogna vedere se regge, regà, perché ovviamente bisogna vedere se regge tutto ciò. Disastri. Disastri. Vabbè che c'è anche Wolverine che comunque fa i suoi porci comodi. E Destroyer. Questo ragazzo comunque sta giocando il Serra Control che... l'avevamo provato negli scorsi video, non mi ricordo quando, tipo 2 giorni fa. Ed è molto forte quel mazzo. Ed è molto forte quel mazzo. Ora, però non c'aveva coso, non c'aveva Magic. Metti che c'ha la Light e me lo fa sul limbo, frate, bestemmio. Che sta combinando? Ma dici Iron Man? E ciubili. Stupiscimi. Non è un Serra Control questo, è qualcosa di peggiore. È qualcosa di peggiore, frate. E adesso mi fa Oslout lì. Adesso mi fa Oslout lì. E io non so più sicuro neanche che prendo il Destroyer. Vabbè, ma volendo, scusami. Volendo si potrebbe pensare di fare una roba del genere. Ah, non lo posso. Giustamente non lo posso giocare sul club infernale. Pazienza. Qui vado a 24-30 punti secchi. Vado a 30 punti e qui vado a 6-12-18. Ah. Beh. Insomma. Non penso basti, eh. Lo sappiamo tutti che non basterà mai. Ce l'ha. Ce l'ha. Hail Hydra. Il problema è che io lì vinco, ma non vinco lì. Peccato. Mi fa piacere comunque quel quarto turno. Se mi avesse dato Shuri avremmo fatto veramente ma tanti punti. Perché, cioè, la location di sinistra avremmo fatto 12, 24, 36. Capito? Grazie che adesso me l'ha data. Adesso possiamo fare i disastri. Atlantide va benissimo così. Wolverine. Ok. Mi dai una carta che distrugge? Va bene, va bene, va bene. Ci abbiamo la combo, frate. Ci abbiamo 1, 2 e 3. E lui c'ha il mazzo che ovviamente si deve provare attualmente, no? Si deve provare il Thor, si deve provare la Jane Foster, si deve provare il Beta Ray Bill. Ora, facendo Shuri. No, frate. Ce l'ha, c'ha la play pure lui. Ok, dobbiamo essere più... non lo so, più distruttivi noi. Dai, ora Shuri Nimrod diventa una bella cartina.
Diventano 5 dodici. Non gli fare pescare Jane Foster. Vabbè, glielo becca uno, no? Certo. Ok. Teoricamente. E dico teoricamente. Qui potremmo anche vincere. Perché a rigor di logica, se non erro, si dovrebbe distruggere prima Nova, dando già un bel più uno a Nimrod, che dovrebbe essere 13. Se Wolverine avesse la grazia di rimanere lì, io sarei molto contento di sta roba. No, frate. No, frate. Va bene, l'avversario concede, mi fa molto piacere questa cosa. Volevo vedere tutta la bella combo, bella sistematica, anche perché vorrei rendere gloria a sto Destroyer, in qualche modo. Io snappo, frate, io devo snappare. Devo snappare per forza. Vabbè, vado e mi metto Killmonger. Sto andando, giuro che vado adesso e mi metto Killmonger. Il prossimo game è da Killmonger. E io dovrei fare una roba del genere, però, eh. Io dovrei fare una roba del genere. Però sta nebula, io come... Vabbè, giochiamo così. No, frate. Ora dimmi che ci fai con Nebula e con Yondu. Dimmi che cosa ci fai con Nebula e con Yondu. Poi ne riparliamo. Ok. Ok, con calma. Ecco, lo faccio solamente qui. Io mi terrei uno slot per Nimrod e uno slot per Venom, perché sicuramente farò Venom sul laboratorio di Shuri. E via. Devo skippare. Per forza che devo skippare. Ok, ora qual è il danno che io devo fare per forza Nimrod qui? Devo fare per forza Nimrod qui. Non c'ho Destroyer, quindi metti che lui mi giochi. Ma pure dici tu, già che c'ha Yondu lì, pure un Goblin. Metti che c'è un Goblin, io la posso salutare questa partita. Perché l'idea sarebbe, vorrei fare carne. Ok, dici tu, ti sei messo 15 punti lì e pensi di aver vinto. Aprio. Ok, aprio. Però io qui ho già vinto. Ok, io qui ho già vinto. Il problema è che io potrei anche fare Carnage qui, no? E fare anche Venom sull'onda di sinistro, capito? Che splitti tutto. Il problema è se regge lì. E cazzo me frega, proprio così. Mi spia di più, più sta giocata. Ero lad. Dimmi che c'è la Liot e mi impicco. Hai capito tu. Hai capito tu, grazie. Ora. Devi farmi disastri. Penso che li ha fatti, no? Che dite? Penso che li ha fatti i disastri. Better e Bill, 3 secondi per succhiarmi il cazzo. Quindi io direi che questo Destroyer è stato approvato alla grande, nonostante le varie peripezie che abbiamo dovuto affrontare nel corso di questi game. Vedi subito il primo game che ho sbagliato il mazzo. Oh, scusa microfono. E credo che veramente nel corso di tutti questi game non c'è stata una partita perfetta di sto mazzo. Perché secondo me poteva ancora dare di più. Quindi vi consiglio di provarlo e fatemi sapere che cosa avete provato in questo spot. A domani.